Buongiorno e un benvenuto a voi tutti in questo piccolo incontro con la parola del Signore. Oggi vi leggerò dalla seconda epistola di Pietro al capitolo 1 i versetti che vanno da 3 a 8. Poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati in mercé la propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo, per via della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra alla virtù la conoscenza, alla conoscenza alla continenza alla pazienza alla pietà l'amor fraterno la carità. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo. Questi cinque versetti ci aiutano a comprendere un po' il cammino del cristiano, il cammino in crescita, e soprattutto lo si comprende a partire dal versetto 5 in poi. Infatti, qui c'è una scala in cui il cristiano deve salire i vari gradini. E questo avviene appunto man mano che, dopo la conoscenza e l'incontro di Gesù, il cristiano approfondisce questa sua relazione con Gesù tramite la lettura della Bibbia, tramite la preghiera, tramite lo stare assieme ai suoi fratelli, alle sue sorelle. E dice qui di fare con ogni premura cosa? Aggiungete alla vostra virtù la conoscenza. Quindi il primo passo è aggiungere la conoscenza. Come possiamo aumentare la nostra conoscenza? In un modo solo, tramite la parola del Signore. Successivamente alla conoscenza la continenza. Altri testi traducono questo termine con autocontrollo. Il cristiano deve essere dotato di autocontrollo grazie all'influsso dello Spirito Santo, quindi non cede più alle vecchie tentazioni, alle tentazioni della natura umana, quella peccaminosa, ma permette a Cristo di abitare dentro di lui. Come disse Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E nel momento in cui dico a Gesù, prendi tu il controllo della mia vita, sarò in grado di controllarmi e di non cedere al peccato. Poi dice all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza alla pietà l'amore fraterno e alla fine dall'amore fraterno si giunge alla carità. Sappiamo che l'Apostolo Paolo ha scritto un bel capitolo, un bel elogio all'amore, alla carità. Per giungere ad amare pienamente dobbiamo salire questa scala con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di Gesù e dello Spirito Santo. Che il Signore ci guidi in questo percorso. Salire le scale a volte è faticoso, talvolta può mancarci il fiato, ma noi contiamo sempre sul sostegno di Cristo Gesù. Questo è il mio augurio per me e per tutti quanti voi. Amen.